Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento di Justin TV, la TV dell'equitazione storica. Il primo appuntamento è andato decisamente bene, benché organizzato in maniera domestica, come avete potuto verificare. Però abbiamo avuto innumerevoli contatti, innumerevoli richieste, anche da alcune emittenti televisive che ci hanno richiesto un po' qualche approfondimento per verificare insieme eventuali successive collaborazioni. Questo ci come stimola a seguire e a proseguire in questo senso con pillole di pochissimi minuti. Oggi cercherò di essere ancora più conciso e cercare di informarvi in qualche modo sul nostro mondo molto particolare. Oggetto del nostro impegno di oggi è lo studio delle armature storiche. Noi stiamo adottando nel nostro Dipartimento di Equitazione Storica un'armatura risalente al XV secolo. Abbiamo ritenuto questo periodo sicuramente più sicuro per l'impatto del cavaliere e più facile da realizzare. Abbiamo uno dei nostri maggiori fornitori, Riccardi Armature, che ha studiato con noi questo soggetto particolare derivante dall'armatura B3 di Mantova, è una delle armature più belle, più importanti, armature dette appunto all'italiana, e abbiamo preferito di avere questo riferimento. Ma le armature hanno un'evoluzione particolare dal X al XVI secolo, momento in cui la polvere da sparo, le armi da sparo incominciano a essere più importanti sui campi di battaglia, quindi l'armatura incominciava a perdere via via importanza ed efficacia. Le armature avevano un peso importante, lavoriamo intorno ai 30-35 kg e incomincia a essere difficoltoso sicuramente indossarla e salire su un cavallo. E soprattutto gestire un cavallo in un momento concitato come può essere quello di una giostra, in cui i cavalieri si scontrano in una delle nostre maggiori discipline, che è appunto la giostra all'incontro, dove i cavalieri scontrandosi determineranno il vincitore, quello che avrà totalizzato poi alla fine la maggior parte dei punti. Punti che vengono realizzati sulla base di dove si andrà a colpire il cavaliere. Ogni punto del corpo, compreso uno scudino che in questo momento non c'è ma dopo lo verificheremo insieme, servirà da riferimento ai nostri arbitri, ai nostri giudici di campo per determinare che tipo di punteggio ha totalizzato il cavaliere. La sommatoria di questi punti determinerà appunto il vincitore. Un'armatura, dicevo, quindi molto complessa. Vediamo che le gambe sono meno avvolgenti al cavallo, c'è minore sensibilità sicuramente. È una visuale molto molto particolare. Abbiamo meno di 2 cm di visione del campo e dello stesso cavallo, e quindi in momenti di difficoltà si perde veramente l'orientamento. Ci vuole un esercizio particolare affinché il cavaliere possa abituare se stesso, ma soprattutto il cavallo, alla gestione della suddetta armatura. L'armatura quindi diventa fondamentale per la difesa del cavaliere, soprattutto in guerra e in giostra. Ma prima di arrivare alle armature complete, queste a piastre che coinvolgevano e inglobavano tutto il cavaliere, dobbiamo partire da armature un po' più meno sofisticate. Le prime armature infatti erano rappresentate da un insieme di anelli rivettati, i quali insieme garantivano la protezione del nostro cavaliere. Esistevano artigiani e maniscalchi i quali forgiavano direttamente questo tipo di strumenti utili al cavaliere per andare avanti. Fino al XIII secolo questa produzione era legata quindi esclusivamente a questi anelli rivettati di cui abbiamo specificato. Le armature andavano via via modificandosi, a rafforzarsi. Cominciavano a comparire i primi elementi di cuoio bollito in alcune parti dell'armatura e alcune piastre in ferro, che cominciavano via via a rafforzare quell'armatura che poi sarebbe diventata nel XV secolo completamente a piastre. Ci avviciniamo dunque alle armature del XV secolo. Questa, in particolare, è un'armatura rappresentata nel dipinto di Paolo Uccello, La battaglia di San Romano. È un'armatura detta appunto all'italiana, dove il lato sinistro era maggiormente rinforzato rispetto al destro. Sul lato sinistro, infatti, si ricevevano la maggior parte dei colpi, quindi sia in giostra che in guerra veniva doppiamente rinforzato. Venivano definite anche armature a scambiare, perché quel pezzo veniva aumentato o diminuito a seconda delle esigenze. Ad entrare in competizione con le armature italiane c'erano certamente le armature gotico-tedesche, molto più sofisticate e molto più rifinite di quelle italiane.
A supporto della lancia, sul lato destro, sul pettorale destro del cavaliere, dell'armatura, c'era appunto la resta, che serviva proprio a sostenere una lancia che via via diventava sempre più importante, da un diametro più grande. Tanto da ritenere opportuno in alcuni casi, soprattutto in ambito tedesco, di sostenere la stessa lancia con una controresta posteriore. A proteggere il lato sinistro del nostro cavaliere, soprattutto in giostra, c'era appunto uno scudino che utilizziamo ancora oggi per determinare il maggior numero di punteggio durante la giostra. Le armature si rafforzavano maggiormente, questo tipo di armatura è un'armatura dedicata prevalentemente alla giostra, come vedete il lato sinistro è molto rinforzato, con una visibilità pari quasi a zero. Successivamente, nel XVI secolo, gli spallacci furono dotati di una buffa, cioè un rialzo per una maggiore protezione del collo. In questo caso invece abbiamo praticamente una armatura da parata. Le armature molto più rifinite venivano quasi esclusivamente utilizzate per appunto per parate cerimoniali. Una delle domande che ci pongono spesso durante le nostre manifestazioni è comprendere come il cavaliere con quel peso e con quella difficoltà potesse effettivamente salire in armatura. In questo caso, come vedete, l'iconografia ci aiuta e fa vedere visibilmente una grande elasticità del cavaliere di poter salire a cavallo. In alcuni casi, invece, si utilizza un normalissimo scaletto. È stato un viaggio entusiasmante attraverso lo studio, un approfondimento molto veloce della seconda pelle dei cavalieri, come dicevamo. Siamo sicuri che in seguito questi video potranno essere ancora approfonditi e su ogni tematica cercare appunto dei riferimenti ancora un po' più incisivi, diciamo così. E vi ringraziamo per l'attenzione e aspettiamo vostri suggerimenti per eventuali argomenti da trattare in seguito. Grazie e buona serata a tutti.